Salve a tutti, parliamo ora del concetto di potenza in fisica. Nella vita di tutti i giorni confondiamo i termini forza e potenza, però in fisica non sono la stessa cosa. Cos'è la potenza? La potenza ci dice quanto velocemente compiamo lavoro. Quindi guardate anche il video sul lavoro. Quindi la potenza si indica con la lettera P. E abbiamo il lavoro A, che vi ricordo da Arbeit in tedesco, lavoro diviso il tempo necessario per compiere questo lavoro. E qual è l'unità di misura della potenza? È l'unità di misura del lavoro che è joule, fratto il tempo si misura in secondi, l'unità standard, joule al secondo. Però, visto che è molto usato, prende anche un nuovo nome, che è Watt. Quindi Watt e Joule al secondo. E adesso notiamo una cosa. Riscrivo qui Joule al secondo uguale a Watt. Io posso moltiplicare questa equazione per secondo. Qua Joule fratto secondo per secondo rimane solo Joule. E qui abbiamo watt per secondo. Sì, è un joule e un watt per secondo. Ma perché scrivo questo? Perché watt secondo ci ricorda un'altra cosa, ci ricorda la kilowattora che avrete già sentito nominare. Allora, kilo watt ora. Beh, kilo è semplicemente sta per 1000. È il prefisso che viene usato per 1000 e qui abbiamo ore, quindi come questo sono moltipliche, invece qui abbiamo sempre un tempo, quindi è lo stesso tipo di quantità, è sempre un'energia, per questo vuol dire che kilowattora non misura la potenza, misura il lavoro, o se volete l'energia, perché l'energia e il lavoro hanno la stessa unità di misura, è sempre il joule. E quanto è una kilowattora rispetto ai joule? Beh, facile. Kilowattora, kilo significa 1000, scrivo come 10 alla terza, poi scrivo watt e l'ora è 3600 secondi. Ma 3600 secondi lo scrivo come 3,6 per 1000. 3,6 per 1000 mi dà 3600. Quindi 3,6 per 10 alla 3 secondi. E quindi adesso posso prendere 3,6, 10 alla 3 per 10 alla 3 mi dà 10 alla 6 watt secondi, ma watt secondi sono joule. Quindi 3,6 per 10 alla sesta joule. 10 alla sesta un milione, potremmo anche mettere il prefisso mega, 3,6 megajoule. Questo è la kilowattora. E poi, ad esempio, la potenza a volte si esprime anche in cavalli. Poi in realtà esistono anche diversi tipi di cavalli, se usiamo l'unità di misura standard, quelle nostre, quelle unità di misura inglesi, ma insomma, il valore che si usa di solito per un cavallo sarebbe la potenza necessaria a sollevare un peso, una massa di 75 kg all'altezza di 1 metro in 1 secondo. È definito così. E comunque poi da quanto ho sentito dire un cavallo reale ha una potenza inferiore a questa, non riesce a compiere, cioè non riesce a usare tutta questa potenza. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.